Siamo con Lucas Pavaneto, lei è coordinatore provinciale della città metropolitana di Venezia di Fratelli d'Italia. E lei qui a Portuguaro in questa occasione hanno presentato il nuovo organigramma della sezione con le varie persone che ricoprono le cariche del direttivo. Ecco, però veniamo un po' a voi. Il risultato in Abruzzo è un risultato buono, anche se indubbiamente il candidato sindaco ha favorito sicuramente qualche numero in più, però obiettivamente il risultato non può essere sicuramente negativo. Rispetto a questo e rispetto al fatto che voi qui a Portuguaro, ma non solo, siete fuori dai consigli comunali, qual è in questo rinnovo la posizione di Fratelli d'Italia? Allora, in Abruzzo abbiamo ottenuto un grande risultato, abbiamo il primo governatore di Fratelli d'Italia e questo sicuramente dà la carica per continuare questo progetto, un progetto che si sta allargando con l'adesione di molti consiglieri comunali, di molti assessori. Come ho detto prima, anche nella nostra provincia hanno aderito nuove realtà che magari venivano dal mondo civico, alcuni anche da altri partiti, che però hanno corso con le preferenze, quindi si sono misurati e non sono mai stati nominati, e questa è una cosa alla quale noi teniamo, condividendo naturalmente il programma scritto da noi, da Giorgia Meloni. Per quanto riguarda Portuguaro, come dicevo prima, la capacità nostra di costruire una squadra che inizi a lavorare, ma soprattutto costruire una realtà che possa essere poi il futuro, una lista, permetterà anche, se non troviamo un candidato comune a tutta una coalizione, naturalmente di centrodestra, o un candidato sindaco uscente disponibile a condividere questo, siamo pronti a correre con un nostro uomo, una nostra donna alle prossime elezioni amministrative, che tra l'altro saranno tra qualche mese. Ecco, per cui al di là delle posizioni dei qualche altro partito, qualche altro gruppo politico rispetto all'attuale amministrazione e in modo particolare a questo sindaco, voi comunque vi tenete con le mani libere. Noi rispondiamo solo e cerchiamo di fare ragionamenti con i cittadini, quindi per me sono i cittadini che gestiscono poi le azioni politiche, quindi se i cittadini non sono stati contenti di questa amministrazione e noi questo lo percepiamo, cercheremo di cambiarla, magari condividendo con loro il cambiamento oppure facendo una scelta alternativa per dare a Portuguaro una nuova realtà.